This other verse, I think, Your Excellency of St. George. Various which tradition obviously has brought about this concoctions of tales, fairy tales, beautiful fairy tales, but still fairy tales. But let us move away from the fairy tale and go to the reality of what St. George does mean. I've just come, as you know, Your Excellency, Mr. Speaker, from Athens, where St. George is really considered as the patron saint of the Oriental Church. And the name George is something which is very much revered because of this great sense of belongingness. When Malta started under the British rule, and this was also the Ionian Islands, were also part of British domain, Malta and the Ionian Islands, the Order of Saint Michael and Saint George was instituted. Saint Michael for the West, Saint George for the East, Saint Michael for Malta, and Saint George for the Ionian. And this combination of these two saints is the Order of St. Michael and St. George, which is still very much present in the United Kingdom. What I want to stress and conclude is that St. George figures in the iconography, in the paintings, in our churches, and in our hearts. Mattia Preti, il cavaliere calabrese, ha portato avanti tanto il concetto di San Giorgio. Ha portato avanti questo concetto perché in San Giorgio vedeva quest'ordine cavalleresco, quest'ordine dei cavalieri di Malta che pur attenendosi al San Giovanni Battista, però nella manifestazione cavalleresca partecipavano veramente dalle qualità e dalle virtù di San Giorgio. Secondo la storia sembra che il primo quadro che inviò il Mattia Preti a Malta come per far mostrare le sue qualità di grande pittore era il quadro precisamente di San Giorgio. Sembra che era quello che esiste al nostro San Giovanni alla Valletta, era come per mostrare cosa sa fare questo pittore, era il suo biglietto di visita come grande pittore del Seicento. Abbiamo anche qui alla nostra Basilica di San Giorgio un altro bellissimo quadro del Mattia Preti, è uno dei quadri veramente così bellissimi. Così che hanno un grande aspetto di spiritualità. Delle volte uno pensa che questo è un quadro di un cavaliere a cavallo lì, dunque una cosa piuttosto guerriera. Ma guardando questa pittura, Mattia Preti ha voluto dare un'impressione non tanto di un guerriero, quanto un guerriero di Cristo. E dunque tutto l'aspetto della guerra diventa l'inutilità della guerra. È la vittoria della persona che si dà per Cristo. È qui che entra il concetto del martire. È qui che entra il concetto del martire per la fede. È qui che c'entra veramente il perché è un santo. San Giorgio. E ritten concludibile con grazie a Fratelli dell'opportunità di Tama. Ritten halitif ki razaya ramnek. Il Malta Post, Amnet, Bolor Uzbier, al di l'occasione, a sbattarci centenario da San Giorgio. Un Amnet affetto veramente interessanti. Amnet, il Bolor, bil quadri dedicati lil San Giorgio.
hanno il quadro dal Mattia Predica San Giovanni, hanno il quadro dal secolo Mistache, dal Halmilleri, più e millittere antichi li hanno malta, quando poi naturalmente li fanno con tal Basilica San Giorgio. Reverendissimo Arcipreste, derli gli antichi ricordi di occasioni, e lì il Malta Post avle Daniel serie da poro, poterli gli anni di regalare l'ingrandimento di Nibolla lì ti raffigura il San Giorgio precisamente. Presidente Malta, ma anche Presidente Aude, tanti hanno dato a me, era il San Giorgio di Fucone di Michele Zaptitino, ingrandita, o a un ecavara, a di storia di Hafna, di Hatmina, in questa Michele, ma anche in San Giorgio, questo mi ricordo a un ec, dal giornata, è interessante. Vi ringrazio. Il Basilica di San Giorgio, ue a tifkira li setfakkar na fika eccellenza, illi kull meta nistet nuk tiġi u tonorani bil presenza tiegħek, u illumno tu bħala membru tal-familja tagħna, il-tama li tħossok membru tal-familja tagħna għax verament nirrispettaw kull ħobuk. Nirringrazzjaw ħafna. Dik tifkira żgħira li nixtieq ukoll li tfakrek dwar San Giorgio tagħna. San Giorgio li għandna fil-Basilika li nixtiequ ħafna li jkun preżenti għalik ukoll hija l-istatwa ta' San Giorgio. Ġerajta, il-ċesima, interessante. Għabbi ċeċur, il-mjamu ċente ktieb. All right, grazie ta' kollox, arrivederci. Ma che è interessante a fare.
Demand ħafna. Li speċi huma ħadxi klimek xi espressjoni ikona, leġenda, megalomartiros, misterion, Georgios, li translazio għal teatru Georgium ġes, Anicia, speċi huma espressjoni associata ħafna ma' San Giorgio, sviluppajt of din. Mhux ma' affarijiet, ma' xi interessanti. Dan huwa meta kont il-Kremlin hemm sala. Dedicata precisamente al San Giorgio. Fantastica, fantastica di Pisa. Un bar fil darà il belletto dal Kremlin. Però un bar fake che riesce il Zara. E a Cambra Zaira. Fake riesce, fake lui Cambra ti ha. Ma veramente. Le raccomandate che me, ma la scena non so, da un ricordo, che c'è che la nonna, da tanto grato, o ta sangue. Poi devo lasciare, è lui, ma c'è tanto di piano, c'è il sacramento, 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 c'è il sacram